quali sono i rischi di, in termini di esclusione sociale, di riproduzione delle disuguaglianze sociali quando parliamo di sistemi di intelligenza artificiale? Per rispondere a questa domanda possiamo iniziare guardando a un progetto europeo coordinato dall'Università di Bologna che si chiama Equitas, che si occupa proprio di discriminazione algoritmica. Innanzitutto possiamo vedere come ci sono tre livelli analitici in cui i bias sociali possono essere volontariamente o meno riprodotti. Il primo livello è quello del modello, ovvero come viene disegnato il codice. Il secondo livello è quello dei dati, ovvero i dataset che vengono utilizzati per allenare quell'algoritmo. Infine, il terzo livello è quello dell'applicazione, ovvero il contesto istituzionale dove viene applicato l'algoritmo. È molto importante sapere che applicare un algoritmo sulla selezione del personale, oppure in ambito sanitario, oppure in ambito di mutui, può dare risultati molto diversi.